Ed eccoci tornati nuovamente in diretta. E allora, come annunciato, siamo a spostarci di municipio. Siamo andati dentro il primo municipio, il municipio di Roma Centro Storico. Adesso ci spostiamo nella decima municipalità. Perché? Perché avevamo annunciato nella prima parte che avremmo parlato dell'annosa questione dei parcheggi. Insomma, un problema che coinvolge tutti i romani a qualunque ora del giorno e della notte anche. Ebbene, si è parlato di parcheggi interrati. Insomma, sentiamo che cosa ne pensa il decimo municipio, visto che abbiamo ai nostri microfoni il presidente Sandro Medici. Presidente, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera a lei. So che è stata una giornata molto impegnativa, tra consiglio, riunioni, insomma. Quindi le rubiamo soltanto poco tempo questa sera. Però la ringraziamo particolarmente per aver accolto il nostro invito, in quanto ci teniamo a sapere che cosa è successo nella giornata di oggi. Anche perché è arrivato questo voto all'unanimità, che non è una cosa che accade spesso. È vero, è vero. È successa nel suo piccolo, diciamo, una cosa straordinaria. E cioè che il Consiglio del decimo municipio ha votato per l'appunto all'unanimità, come ricordava lei, una risoluzione che sostanzialmente esclude qualsiasi possibilità di localizzare parcheggi interrati nel decimo municipio, almeno da qui alla fine della consigliatura, insomma. Il nostro raggio d'azione comunque, diciamo, sta per esaurirsi, perché fra un anno, poco meno, si chiuderà la nostra esperienza. Però ci abbiamo tenuto, insomma, a lasciare questa testimonianza di dissenso verso una pianificazione che, non so, io adesso capisco che è una discussione infinita, però a me sembra, insomma, di poter dire che questo programma dei parcheggi interrati ormai è obsoleto, non funziona più, nel senso che provoca più disagi, più dissensi, più attriti sociali piuttosto che vantaggi. E siccome questa roba nasceva da una legge, lo voglio ricordare, la legge Dognoli, che sì, doveva appunto rendere migliore la qualità della vita dei cittadini nei quartieri, siamo arrivati invece esattamente all'opposto, cioè che i cittadini, i quartieri, non li sopportano questi parcheggi. Allora uno deve prendere atto che forse non funzionano, bisogna ridiscutere, bisogna inventarsi forse qualcos'altro. Quindi in sostanza diciamo, a far partire tutto questo confronto, se così lo vogliamo definire, è stato un fatto, o comunque un parcheggio, anzi nello specifico, il parcheggio di Viale Giulia Agricola. Sì, a Roma attualmente ci sono 3-4 parcheggi che sono molto contestati, sicuramente quello di Viale Giulio Agricola, quello di Enrico Fermi, mi pare che ce ne sia un altro nel quarto municipio, dove i cittadini si sono organizzati e hanno protestato con molta vivacità, diciamo così. Da noi, insomma, siamo arrivati quasi al conflitto. Ricordo, insomma, che sono dovuto intervenire anche direttamente per evitare che succedessero cose, era arrivata la celere, insomma. E tutto questo perché? Beh, insomma, sarebbe interessante approfondirlo, perché sicuramente c'è una ostilità nei confronti dei cantieri, questa cosa, insomma, che disturba un po' la quotidianità, se volete anche un pizzico di egoismo sociale, diciamo così. Ma soprattutto c'è una relazione sentimentale col paesaggio, anche quando il paesaggio, come nel caso di alcuni quartieri, eccetera, non è, diciamo, proprio meraviglioso. Insomma, quando parliamo, diciamo, di paesaggio urbano, che poi è normale anche che cambi, qui non stiamo parlando di parchi, insomma, no? Assolutamente, no, ma ha ragione, lo accennavo anch'io. Però le assicuro che quando poi ci sono trovato varie volte a parlare con le persone che abitano lì da decenni, e c'era molto emotiva protesta perché erano stati tagliati i platani. Alcune signore, insomma, anziane addirittura con la lacrima agli occhi. E allora uno lì, insomma, un amministratore deve
non può continuare a ragionare come se dovesse fare appunto un programma di tipo tecnico, a attuare uno strumento urbanistico, ma deve prendere in considerazione i sentimenti delle persone, che li condivida o meno, ecco, questo voglio dire. E questo fatto, cioè dell'emotività, appunto dei sentimenti delle persone, effettivamente poi da noi almeno sono riusciti a mettere in discussione non solo quel parcheggio, ma forse ci hanno fatto capire anche a quelli che erano d'accordo da sempre con quel parcheggio, così come per altri, hanno cominciato a introdurre dei dubbi, ed effettivamente sono stati loro la miccia, insomma, che ha avviato una riflessione che ha portato al voto di stamattina. Certo, poi ci sono anche altre ragioni. Io personalmente, insomma, diciamo che il municipio nostro, che il municipio di centrosinistra, ha sempre criticato la gestione da parte della Giunta Alemanno di questo programma. Il fatto di aver introdotto un paio di deroghe pesanti, sì, lo voglio ricordare. La prima è che appunto consentiva anche a persone che abitavano molto lontano da questo parcheggio di poterne usufruire, insomma, a tariffe agevolate. E il fatto che in questi box potessero anche essere messe altre cose oltre la macchina, tutto questo ha ulteriormente snaturato la filosofia originaria di questa pianificazione, appunto, della legge Tognoli, fino, insomma, a renderla quasi, come posso dire, incurabile, ecco, la voglio dire così. Quindi tutto questo insieme di ragioni politiche, tecniche e, insisto, sociali, alla fine hanno portato tutto il municipio, quindi tutte le forze politiche, anche quelle che nel passato sono state d'accordo, anche quelle che vengono la Giunta Alemanno, a prendere questa decisione.